oh, 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 I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh. Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Gianina e oggi faremo un po' di educazione sessuale. Stavo per dire sexuale, sexual, movimento muy sexy. Vabbè, torniamo seri. Ho cercato un po' di domande e voglio rispondere a queste domande. Vediamo un po' se le ritrovo. Okay. Qual è la mia... Qual è il miglior metodo contraccettivo? Assolutamente il preservativo. Raga, giovani, grandi, usate il preservativo. Portatevelo. Adesso mi voglio parlare con voi genitori, raga. Uscite dalla mentalità che mio figlio o mia figlia non fa sesso. No, noi non sappiamo cosa fanno quando escono da casa. Non lo sappiamo. Non sappiamo quando iniziano la loro vita sessuale, ma devono essere preparati e noi dobbiamo essere intelligenti, noi genitori, ad aprire le menti a questi ragazzi e diciamo: ok, hai deciso di fare sesso, oppure deciderai di fare sesso, perché comunque non verrà mai a dirtelo, almeno che non c'è un rapporto diverso tra voi. Spiegateli: mamma ti dà un preservativo, non è una vergogna, raga, non è una vergogna avere un preservativo per essere pronti quando succederà, perché evitiamo gravidanze indesiderate a 13, 14, 15, 16, 17 anni e soprattutto malattie. Io non voglio vedere mia figlia distrutta da una malattia, perché io non sono stata capace di insegnargli quello che deve fare, come deve affrontare la sua vita, come deve volersi bene, perché insegnare ai propri figli ciò che fanno normalmente, ciò che nella vita faranno normalmente, è un nostro dovere, il nostro dovere, perché sennò dopo saremo noi a soffrire per i nostri errori e sarà un nostro errore, non del nostro figlio. Quindi parlate con i vostri figli. E figli, parlate con i vostri genitori, chiedete i consigli, perché comunque siamo più evoluti, un po' più aperti di mente, troverete sempre una porta aperta da qualche parte. Se non riuscite a parlare con i vostri genitori, parlate con un fratello, con un cugino, con qualcuno più grande di voi che potrà aiutarvi a non sbagliare e a non rovinarvi la vita. Passiamo alla seconda domanda. Vediamo un po'. Ti puoi ammalare se fai sesso orale o anale? Assolutamente sì, perché tramite il sesso orale si possono trasmettere tantissime malattie, come gli herpes, che portano a un peggioramento ancora più importante, come il tumore alla bocca e così via. Quindi proteggetevi sempre e fate sesso coi partner di fiducia. Sempre una pubblicità, no? Raga, dovete stare attenti, cioè dovete aprire gli occhi, non così, così, dovete stare attenti, perché la vita è la vostra, inutile che vi dico io usate quello, usate quell'altro, mamma vi dice no, non devi fare quello, papà t'ammazzo se la fai. Fatelo col cervello, fatelo con la testa. Mi sto a rimbambire. Qual è il metodo contraccettivo più utilizzato? Io spero che sia il preservativo. Ripeto, usate il preservativo, non avete vergogna. Quanto è grande il rischio di rimanere incinta anche se usi il preservativo? Non ci sta un rischio. Il rischio subentra solo nel momento in cui si può sfilare oppure si è bugato, altrimenti hai una totale protezione usando il preservativo, quindi usate il preservativo. Se sei gay o lesbi, c'è bisogno di proteggerti, assolutamente sì, indipendentemente dall'orientamento sessuale c'è bisogno di protezione. Al momento in cui due persone, indipendentemente dall'orientamento sessuale, fanno sesso, c'è bisogno di una protezione, perché
vanno in contatto le parti dove si possono trasmettere sia malattie che altre cose. Spero che il video vi sia piaciuto. Ragazzi, parlate con i più grandi, parlate con i vostri genitori. Genitori, parlate con i vostri figli, perché così evitiamo una vita spiacevole. Spero che il video vi sia piaciuto, non dimenticate di lasciare un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!